Buongiorno, buonasera. Marco PT, update sulla chetogenica, aggiornamento sulla dieta chetogenica che sto seguendo. Allora, premessa, il mio non è un trattato scientifico, non intendo in questo video sovvertire l'ordine vigente delle cose, nel senso che non è mia intenzione minacciare la salute pubblica proponendo protocolli alimentari bizzarri. Intendo semplicemente riportare quella che è la mia personale esperienza nell'arco temporale di sperimentazione personale di un protocollo alimentare piuttosto controverso. Quindi in questo video riporterò le mie impressioni dopo un bilancio di 15 giorni circa. Non intendo quindi addurre bibliografie, letteratura, non intendo citare studi scientifici o studi medici, intendo semplicemente fare un lavoro di divulgazione basato sulla mia personale esperienza. Allora, in chetogenica ci sono diversi aspetti che vanno considerati. L'aspetto positivo è che in chetogenica non si avverte fame, nel senso che l'assunzione della quota lipidica prevista consente di tenere sotto costante controllo il senso di fame. A differenza delle diete a carboidrati ciclizzati, non c'è questa ossessione per il cibo, non si sente un senso di privazione o di sacrificio. Quindi questo è un punto positivo. D'altro canto c'è il rovescio della medaglia, nel senso che in palestra le cose hanno subito delle evoluzioni. Nel mio caso mi sono imbattuto in problematiche piuttosto peculiari. E sono le seguenti. Quando ci si allena pesante in chetogenica, il tempo di autonomia è ridottissimo. Perché? Per un discorso di metabolismo energetico. Anche qua che non vengono i biochimici a farmi la lezioncina, ho già fatto gli esami di biochimica, grazie. I carburanti utilizzati in chetogenica sono sostanzialmente due. Quando si fanno pesi pesanti è creatin fosfato e quel minimo di glicogeno muscolare che avete stoccato nei muscoli. Tuttavia, il glicogeno muscolare non è ricaricato. Cioè voi bruciate creatin fosfato e glicogeno, poi dopo siete a piedi. Io mi ricordo in inverno le fasi di massa in cui mi allenavo per 2 ore e un quarto facendo 5 esercizi pesanti e lì ricaricavo i carboidrati costantemente, assumevo shaker di maltodestrine con sali minerali, con dentro magari anche la caffeina. Le mie sessioni erano quasi un party, nel senso che io facevo 2 esercizi pesanti, poi mi fermavo a prendere un caffè, poi mi allenavo. Il mio amico Emanuele una volta si è allenato con me all'Olympia Club a Verona, a momenti mi prendeva a pugni perché lui veniva dalla mentalità del tutto e subito, pompa, spingi, spacca tutto, vai a casa. E quindi abbiamo dovuto, ecco, diciamo, tu fai il tuo, io faccio il mio. E poi ci vediamo alla fine del training. Vabbè, a parte questo, quando vi allenate in chetogenica pesante, quando vi allenate pesante in chetogenica, la vostra autonomia è molto molto ridotta perché finito il creatin fosfato, quel po' di glicogeno che avete nei muscoli non è che sia molto molto efficace perché finisce quasi subito. Quindi qua avete due strade. Quando siete in chetogenica, soprattutto con questo caldo di questi giorni, vi conviene utilizzare appunto due strade. La prima, fare un training ad elevata specializzazione, cioè concentrarvi su una spinta, una trazione, una accosciata. Stop. Fare quello tutti i giorni. Allenamenti che vadano a non superare i 50 minuti. Questo è quello che vi consiglio io. Se invece volete mantenere tutti e 6 e 5 quelli che sono i vostri esercizi, se volete far ballare sul piatto 2 spinte, 2 trazioni, 2 accosciate, io vi consiglio di ripartirli tutti questi esercizi in 2 full body. Quindi nel primo allenamento farete le spinte per il torace, nel secondo allenamento farete le spinte per le spalle. Questo ruba molta frequenza specifica, però cioè viene dimezzata la frequenza specifica. Viene mantenuta elevata la frequenza aspecifica, quindi le aree muscolari vengono lavorate. Qua serve chiaramente un bilanciamento per capire come assemblare i vari esercizi, per non lasciare buchi nelle aree muscolari, quindi che trazione abbinare a che spinta e quale accosciata puoi aggiungere alla fine del training o all'inizio del training, come distribuire il kit antinfortunistico, come distribuire lo stretching, qua serve un lavoro di coaching e non c'è niente da fare. Qua vi serve un tecnico che prenda in mano il vostro caso e vi faccia su misura un programma. Comunque,
Il discorso è questo: la vostra autonomia di lavoro in chetogenica è molto limitata. Poi, spesso, se non sempre, le persone fanno la dieta in definizione in estate, nei mesi caldi. Quindi, che ci sia l'aria condizionata o meno, è comunque pesante sostenere un training in cui le temperature sono abbastanza difficili da sostenere. Di conseguenza, il fattore caldo più il fattore dieta vi dovrebbero spingere a considerare un tipo di training in modello blitz, cioè mordi e fuggi, pochi esercizi molto intensi e poi stacco la spina. Se siete più orientati verso lo strength training, magari volete specializzarvi su pochissimi esercizi, questa è un'occasione d'oro. Se invece volete mantenere intatto il vostro patrimonio anche estetico muscolare, allora vi conviene fare una piega e adattarvi a un tipo di training un po' più culturistico, quindi un po' più scisso, scomposto. Allora, funziona la chetogenica per dimagrire? La risposta è sì, nel senso che il corpo viene praticamente deprivato di carboidrati, è costretto, è obbligato a usare quello che trova. Se siete in training costante, create comunque un bisogno, un fabbisogno di muscolatura, nel senso che stimolate il corpo. Quindi con lo stress anaerobico acuto il corpo non è motivato a mollare i muscoli, se questo stress è sostenibile. Poi comunque c'è il discorso dell'apporto calorico che è molto elevato, quindi non c'è una carestia, è facile mantenere muscoli in chetogenica. Per dimagrire comunque sì, funziona, nel senso che appunto la deprivazione glucidica spinge il corpo a utilizzare le proprie risorse. Finché si mantiene molto alta la quota di grassi è persino possibile inserire un cheating day, che non deve essere la sagra della porchetta, deve essere un cheating day in cui magari ci si concede un bicchiere di vino, magari si mangia un piatto di pasta o di riso, in cui magari si sta con la famiglia. Legittimo, giusto? È lo stesso discorso dell'allenamento con i pesi. Finché la dieta è molto solida ed è molto continua, un giorno di sgarro non fa grossi danni. È come il discorso del training: se mi alleno tutti i giorni per 20 giorni di fila, se anche salto un giorno, non muore nessuno, non è un problema. Se il mio training è ossessivo, ricorrente, specifico, se anche perdo un giorno di lavoro su 20, non cambia nulla. Se anche perdo un giorno di dieta su 7, non è un problema. Anche con i pesi, allenarsi 6 su 7 è comunque molto buono come stile di lavoro. È una frequenza molto elevata. Quindi anche qui la chetogenica come stile, diciamo, di vita. Ecco. Parlando di stili di vita, vengo all'ultimo punto del mio speech di aggiornamento, l'olio di cocco. Io penso veramente di non aver mai avuto tali problemi con un cibo, nel senso che l'olio di cocco è uno dei cibi più sazianti in assoluto, proprio veramente, è come fare un pasto di Natale in un cucchiaio. Il discorso qual è? Che l'olio di cocco va benissimo per innescare la chetogenesi, va benissimo per favorire l'inizio della dieta. Dopo un po' l'olio di cocco mostra alcuni problemi. Premesso che non ho usato l'avocado, ma il cocco. Comunque, l'olio di cocco ha il problema che è talmente calorico che anche per una sola mera questione di termodinamica, di bilancio energetico, è difficile dimagrire tantissimo usando l'olio di cocco. Quindi si può partire con buone quantità di olio di cocco, poi bisogna ridurlo drasticamente. Bisogna ridurlo, bisogna gestirlo molto bene. A parte che io personalmente dopo un po' lo trovo disgustoso, cioè magari le prime cucchiaiate erano anche una roba esotica, roba nuova, dopo un po' l'olio di cocco, cioè basta. Io l'ultima razione mi sa che l'ho usata per, non so, per le mani, come crema ammorbidente. Quindi sto in questo periodo gradatamente passando all'olio di lino. L'olio di lino ha un bilancio piuttosto favorevole verso gli omega 3 rispetto agli omega 6. Vediamo un po' come va con l'olio di lino. Quindi, olio di cocco al momento lo lascio da parte, è stato molto molto prezioso nell'innescare le prime fasi della chetogenica, o comunque nel creare le condizioni. Adesso sto passando all'olio di lino, che è più leggero, e all'olio di canapa, che ha più omega 6, ma comunque dovrebbero stare in un bilancio sostenibile. Per quanto riguarda altri discorsi, le cartine tornasole, queste cose qua, non ho ancora preso le cartine tornasole, non ho ancora la prova ufficiale di essere in chetogenesi, tuttavia vi domando scusa per l'argomento, ma le mie urine sono piuttosto cambiate come colore, cioè sono un po' più scure. Nonostante io non abbia cambiato l'introito di liquidi, nonostante io non abbia cambiato le quantità di acqua che assumo,
Comunque non è niente di scientifico, semplicemente ho le urine un po' più scure e ciò dovrebbe, penso, spingermi finalmente a comprare le cartine tornasole. Penso che lo farò. Ripeto, questa non è una trattazione scientifica, le trattazioni scientifiche sono altra cosa, intendo semplicemente riportare le mie opinioni, anche per il discorso personale di dimagrimento. Io per capire se sono magro mi guardo allo specchio, guardo la bilancia, guardo i carichi che sollevo. Per me l'indice di magrezza è sempre il rapporto peso-potenza. Cioè se io perdo magari 3-4 kg, ma mantengo intatta la mia forza, allora capisco che non ho perso muscoli. Io utilizzo metodi molto pratici, nati dall'esperienza, metodi che si basano su, ecco, il conoscere se stessi. Io non ho neanche troppa voglia di farmi continue plicometrie, perché poi può cambiare anche il fattore della plica, quindi preferisco basarmi sui numeri, altezza, peso, carichi spostati. Penso che sia il modo più veloce. Poi chiaramente lo specchio ritorna anche un'immagine che può essere più o meno veritiera. Ultimo discorso, il grasso ostinato. Il grasso ostinato. Allora, qua faccio una piccola trattazione. Di solito gli uomini hanno l'accumulo di grasso cosiddetto androide, quindi intorno all'addome, alla pancia. Le donne invece l'accumulo ginoide, quindi su glutei e cosce. Anche qui ci sono magari alcuni maschi che hanno anche l'accumulo ginoide. Tipo quei maschi che hanno le cosce, le gambe a X, con le cosce grosse, con i buchetti da cellulite. E c'erano donne che hanno la pancia. Comunque, mi riferisco in questo video alla casistica preponderante, quindi accumulo di grasso ostinato. Una dieta funziona veramente quando vi fa togliere il grasso ostinato. Perché chiunque dopo 5 giorni di dieta si vede un po' più magro sopra, ok, nella parte superiore dell'addome. Qualunque dieta a deprivazione calorica vi fa smaltire un po' di ciccia addominale. Il problema è togliere quel sorrisino di grasso intorno all'ombelico. Una dieta funziona quando sul lungo periodo vi fa eliminare il grasso ostinato. Il grasso ostinato è il più lento in assoluto a sciogliersi, perché veramente è l'ultima spiaggia che ha il vostro corpo per evitare la carestia, per premunirsi da periodi di deprivazione alimentare, nel senso che se voi cercate di togliere dal vostro corpo il grasso ostinato, è come se voi cercaste di togliere gli ultimi risparmi in banca a un lavoratore. Quindi il vostro corpo tenterà di starci piuttosto attaccato a questo grasso ostinato. Quindi per convincerlo a liberarsene serve una strategia piuttosto a lungo termine, quindi la strategia non deve essere brutale e aggressiva. Quella può funzionare all'inizio per perdere i primi chili, ma poi dopo serve una cosa un po' più elaborata, un po' più sul lungo termine. Quindi una dieta che abbia una deprivazione glucidica costante, deprivazione glucidica costante, senza bisogno di cose estreme, semplicemente lasciando che il tempo lavori per voi. A fine ciclo, se vi siete liberati anche dell'ultima striscia di grasso ostinato, allora avete compiuto un eccellente percorso alimentare votato al dimagrimento. È quello che mi auguro di fare anch'io con questa chetogenica, che ripeto, rimane un esperimento, rimane un esperimento. Comunque, questo è l'update che mi sentivo di fare. Bene, direi che è tutto. Marco PT, grazie per l'attenzione, alla prossima.